Questa sala, questo bellissimo soffitto, vedete, scolpito, tagliato, scolpito quattrocentesco, ben conservato, e ha conservato anche questi grandi dipinti che, come vedete, coprono completamente le pareti, esattamente come in qualunque altra città avverrebbe con i cicli di affreschi. Ma poiché a Venezia, l'abbiamo visto bene oggi, c'è l'acqua alta, c'è l'umidità, le pareti sono prese di umidità e quindi gli affreschi si deteriorano facilmente. Quindi i veneziani hanno inventato questo sistema alternativo agli affreschi per rivestire interamente di pittura le pareti delle sale di rappresentanza. Appunto, il soffitto intagliato, dorato, è un soffitto ancora quattrocentesco, c'è Antonio Vivarini, e poi c'è il prosieguo cinquecentesco di questa decorazione. Non tutte le scuole hanno avuto il tempo, l'occasione, la fortuna di avere una decorazione unitaria, no? La scuola grande di San Marco ha dei tempi lunghissimi di decorazione, no? Decenni tra gli interventi ancora di mansueti o di pittori ancora di formazione tardo quattrocentesca, fino poi ai cicli successivi e in due tempi diversi di Tintoretto. E qui, vi dicevo, c'è questo unico intervento di Tiziano nel campo dei teleri narrativi, una volta sola nella sua vita. Tiziano si è cimentato con questo genere, siamo negli anni 30, periodo delicato per Tiziano a Venezia, un periodo in cui Tiziano sta sviluppando in modo ormai europeo la sua fortuna, la sua celebrità. Nel 1533 Carlo V lo insignisce del titolo di pittore primero e gli dà un cavalierato. Da questo momento Tiziano si firmerà Equus Cesare, il cavaliere dell'impero, ma nella sua città, cioè a Venezia, ha delle difficoltà. Pordenone è un avversario significativo, forte, e soprattutto il Senato è infastidito dal fatto che Tiziano non consegni mai un famoso dipinto, la battaglia di Cadore, che doveva fare per Palazzo Ducale. E quindi addirittura per un mese e mezzo gli viene sospeso l'emolumento di pittore ufficiale della Repubblica, cosa che per Tiziano era inimmaginabile, un vulnus terribile. Allora Tiziano, come dire, si riaccredita a Venezia dipingendo fra l'altro questo quadro, un quadro che si lega proprio al ciclo delle storie mariane della scuola di Santa Maria della Carità. E questo dipinto rappresenta, raffigura un episodio infantile della piccola Maria, ancora lì, che lascia i suoi genitori, Gioacchino e Anna, e con sicurezza sale i 15 gradini del Tempio di Gerusalemme per entrare nel Tempio e diventare questa allieva, diciamo così, del Tempio. Il sommo sacerdote la sta aspettando in cima alla gradinata e ha questo gesto un po' retorico, un po' banale, di stupore, perché questa bambina non si volta mai indietro, non piange lasciando i suoi genitori, ma procede proprio spedita e sicura. Il dipinto è per molti versi interessante, per me l'aspetto più interessante è proprio quello del momento biografico, diciamo, in cui si colloca, ma è anche una ottima prova di come Tiziano avesse ormai organizzato per bene una bottega estremamente efficiente, estremamente produttiva. Guardate che Tiziano cercava di non avere degli allievi particolarmente bravi, perché gli allievi troppo bravi risultavano riconoscibili. Quindi Tiziano manda via gli allievi troppo bravi, il Tintoretto, il Greco, aveva uno stile troppo personale, invece rischi, strani edifici, ma molto bella e in qualche modo finale, quasi conclusiva, è questa squarcio di paesaggio. Dopo questa data, siamo a metà degli anni 30 del 500, Tiziano dipingerà pochissimi paesaggi e non più così importanti. Qualcuno ha voluto anche cercare di individuare questo scorcio di montagne
che forse sono delle due vette delle Dolomiti Bellunesi, proprio della zona del Cadore, le Marmarole. Peraltro bisogna dire che nelle giornate di bel tempo, nelle giornate limpide, quelle montagne si vedono dalle fondamenta nuove, cioè dal bordo, diciamo, della laguna, dove Tiziano aveva trasferito, le fondamenta nuove non c'erano ancora, ma è alla zona dove Tiziano aveva trasferito la sua bottega a Biri Grande. Poi, alcuni personaggi sono veramente deliziosi, dal bambino che mostra la ciambella al cagnolino, il cagnolino che vuole mangiare la ciambella, la venditrice un po' caricaturale anche di uova, tra l'altro questo è un personaggio di nuovo che Tiziano va a ripescare dalle storie di Sant'Orsola di Carpaccio. E io amo moltissimo questi polli. I polli qui davanti sono forse la parte più tizianesca di tutti, perché sono dipinti, guardate, però sono dipinti con 4 pennellate veramente molto molto rapide, molto molto veloci, mentre vedete che ad esempio le uova e il cestino sono dipinti in modo più meticoloso, e chissà mai che lì non ci sia dentro proprio il tedesco, ecco, che è andato a fare tutti i filamenti del cestino. Tra l'altro Calcar di lì a poco sarà il genialissimo illustratore del Trattato di Anatomia di Vesalio, che è il primo grande trattato moderno di anatomia umana, illustrato proprio con queste tavole stupende firmate da Johann Stefan Calcar, ma probabilmente realizzate nella bottega di Tiziano e forse anche con la zampa del maestro.